tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dire grazie a tutti per il sostegno che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto contento. Continuate a supportarci con mi piace, commenti e iscrizioni. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale, perché più cresciamo più possiamo portare contenuti, più possiamo portare nuovi format, ma soprattutto possiamo portare ospiti. Se abbiamo numeri, se il canale cresce, portiamo ospiti, miglioreremo tante cose, però abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della nostra community, vi raccomando, continuate a supportarci. Poi abbiamo un secondo canale, The One TV Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio, e abbiamo anche dei canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Se qualcuno vuole collaborare con noi, basta che ci contatti in privato. Vi raccomando, è fondamentale pure attivare la campanella, così ogni volta che esce una notifica, un contenuto vi arriverà, la notifica sul vostro cellulare. Oggi è la vigilia della semifinale di Coppa Italia, Lazio-Juve, un obiettivo primario, perché oggi, quest'anno, abbiamo due obiettivi noi, e Allegri sempre li ripete: entrare nei primi quattro e la finale di Coppa Italia. Perché è importante andare in finale di Coppa Italia? Tutto perché ti abitui alle finali, perché questi ragazzi si devono abituare alle finali. Secondo, che puoi alzare un trofeo, perché alzare un trofeo è fondamentale. Una volta per la Juve, la Coppa Italia era il contorno, oggi è la torta. Oggi la torta, la ciliegina è entrata nei primi quattro, ma oggi la Coppa Italia è diventata la torta. Una volta è il contorno, che il contorno chi se lo mangia e chi no, ma oggi è il piatto principale. Siamo ridotti a questo, siamo ridotti a questo, che la Coppa Italia è diventato l'obiettivo principale. Ma il punto è pure un altro, che se tu vai in finale ti prendi la Supercoppa Italiana, altre due partite, ma soprattutto vai in Arabia a prendere soldini, che sono la cosa fondamentale in questo momento. Raccogliere soldi per la Juve è fondamentale. Dove c'è soldi ci deve essere la Juve. Ma il problema è un altro. A proposito, oggi è anche la finale, no, oggi è anche il derby di Milano, dove se l'Inter vince, vince la seconda stella, vince il campionato, scusate, e si prende la seconda stella, perché arriva a 20 scudetti. Oh, qui è una bella storia, perché chi dice che sono 20, chi dice 19 più 1, ognuno si deve fare la propria opinione, basta andare a vedere la storia, si legge gli articoli, si legge tutto quello che è successo, si vede i video, si vede filmati, tutto quello che volete, ognuno è libero di farsi una propria idea, se sono 20 o 19 più 1, ognuno è libero di farsi la propria idea. Buongiorno, ne parleremo. Ma perché dico che domani è fondamentale? Perché domani tu devi raggiungere un obiettivo. L'obiettivo primario è quello di entrare nei primi quattro. Però, signori miei, se tu non entri nei primi quattro, avendo una settimana di preparare le partite, è davvero preoccupante. E noi, negli ultimi 12 partite, abbiamo fatto 12 punti. Abbiamo fatto il girone di ritorno più brutto di sempre, più scarso di sempre. Se in 12 partite fai 12 punti, hai una media retrocessione, forse solo la Salernitana e il Sassuolo hanno fatto peggio di noi. Però è uno step che ti fa crescere, speriamo che alla fine ti porta all'obiettivo. Perché questa conferenza stampa, oltre che sono le solite domande dei suoi amici che le saltano, perché ora nella leggenda come Mancini, 5 finali come Eriksson, a me che fa 5 finali Allegro, non le fa, non mi interessa. Io tifo Juve, io sono contento che sia arrivato in finale per la Juve, non per lui, per la Juve. E sono contento che la alzi, perché alzare un trofeo è sempre importante. Io ho festeggiato pure l'Intertoto, coloro che festeggiavano non hanno festeggiato il nono scudetto. Ora hanno i rimpianti, perché ogni trofeo va festeggiato, ogni trofeo deve andare in piazza a festeggiare, perché l'obiettivo è vincere, l'obiettivo è alzare un trofeo. E i 9 scudetti sono stato qualcosa di straordinario. Qualcuno alla fine diceva il solito scudettino. Ora lo vorrebbe il solito scudettino. Però il problema è un altro. Cosa dice Allegri? In ogni conferenza stampa ormai alla solita favoletta ci racconta. Gli obiettivi sono i primi quattro e la Coppa Italia. Benissimo. Allora raggiungi il primo obiettivo, la finale di Coppa Italia. Poi vediamo. Perché io nella prima parte tutti i complimenti possibili. Nella seconda è un disastro, nella seconda parte è un disastro, però su una cosa hai ragione. Quelle campionate, queste Coppa Italia, si riparte dal 2-0 e la Juve deve fare la partita da Juve, quella ferma e aspettare la Lazio, perché la Lazio deve fare la partita, la Lazio deve recuperare. Non dobbiamo andare
con l'ossessione di assaltare la diligenza. No, no, dobbiamo fare la Juve, cioè in difesa e ripartire in contropiede. In tutto questo, lui ha detto delle cose davvero importanti sul suo futuro, perché l'ultima domanda è stata l'unica domanda interessante, perché la solita domanda è Chiesa. Dice che Chiesa si impegna in tutto quello, su Ildiz la stessa identica cosa, dice che la maglia della Juve pesa, peccato, nel momento in cui Ildiz stava per esplodere, tu gli hai tappato le ali. Juve-Empoli è l'emblema di tutto quello che poi è andato male, perché se tu in quella partita non decidevi di mettere Milik, ma mettevi Ildiz come tutti dicevano un'ora prima della partita, perché tutti dicevano che un'ora prima della partita mettevi Ildiz, invece l'ha voluto punire, gli ha tappato le ali, lì è cominciato il disastro. E sei tu il responsabile, non io, non Ildiz, ma tu. Perché per la tua arroganza, per il tuo essere ancora un allenatore antico, hai voluto punire un ragazzo di 18 anni, forse era un po' allegro perché si parlava di lui, ma tu su quello devi puntare. Non sei sul latino come Milik, perché poi Milik ha sbagliato e da quel momento in poi è successo il disastro. Lui dice sulle voci sulla panchina: io non posso fare assolutamente, non posso fare niente. Io faccio un lavoro che mi piace. Poi la società giustamente ha il diritto poi di valutare il lavoro che uno può fare, se lo fa bene o lo fa male. Ma la cosa importante oggi è quello di centrare gli obiettivi. Abbiamo lavorato per questo. Domani sarà una partita bella e importante da giocare per centrare i nostri obiettivi. E allora il problema è proprio questo. L'obiettivo qual è? La Coppa Italia? Ok. Se non raggiunge la Coppa Italia è fallimento allora, perché dobbiamo essere chiari, se non raggiunge la Coppa Italia è fallimento, ma la società deciderà, perché poi se tu vai e mi dici questo, perché poi in tutto questo cosa va a dire pure faccio il lavoro che mi piace, ma nessuno ti sta dicendo che non fai il lavoro che ti piace, la società poi valuterà, e deve valutare perché dopo 3 anni. Per ora non abbiamo alzato un trofeo per 3 anni, non abbiamo visto un obiettivo per 3 anni, non abbiamo costruito un progetto, perché il primo anno era un progetto, il secondo, no, un secondo anno un altro e il terzo un altro. Però poi qual è? Poi cosa dice? Quando sei alla Juve devi giocare per vincere, ma sei stato tu il primo a dire che l'obiettivo non è vincere ma è fare. Come? Tu ti riesci a rimangiare la parola prima che dopo che la dici? Io non riesco a capire. L'obiettivo è crescere, l'obiettivo è raggiungere il quarto posto. Se poi mi dici quando sei alla Juve devi giocare per vincere e tu non vinci, allora hai fallito. O l'obiettivo è arrivare ai primi quattro, perché arrivare ai primi quattro vuol dire non è che non vincere. Hai raggiunto l'obiettivo di arrivare ai primi quattro, perché per me vincere è quando alzo il trofeo. Per me vincere è quando a fine anno ti danno il trofeo, lo alzi, quando fai la finale e alzi la coppa, quello è vincere. Invece raggiungere l'obiettivo è quello di arrivare ai primi quattro. Quello ci dobbiamo precisare cos'è. Perché se dopo i tuoi soldi con la giornalista Amici ieri a Sky dicono che Allegri aveva chiesto un top giocatore, un top centrocampista per gennaio. E chi sarebbe il top centrocampista per gennaio? Bonaventura, Pereira, oppure un centrocampista da 70-80 milioni, un Kop Meyers, un Bellingham, ditemi, perché a quel punto non riesco a capire. O la Juve ha soldi o non ha soldi, perché la narrazione non può coincidere così. Non è che tu chiedi un top al centrocampista e poi sempre i soliti giornalisti amici tuoi dicono che la Juve non ha soldi, per questo non può essere mandata a casa Allegri. Il punto è proprio questo. Ma l'altro punto qual è? Che a me non mi interessa del destino di Allegri. A me mi interessa che Allegri oggi, domani aggiunga l'obiettivo. E l'obiettivo qual è? La finale di Coppa Italia. Perché quello che conta domani è la finale di Coppa Italia. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!